Siamo tornati qui all'incrocio che collega Via Fratte con i quartieri di Muraglia e Montegranaro e quindi Via Flaminia, perché dopo gli ultimi servizi che abbiamo realizzato proprio nel nostro telegiornale, i consiglieri di quartiere insieme ai residenti e all'amministrazione comunale si sono incontrati per capire come affrontare la soluzione di Via Tumiati e non solo. Noi insieme al presidente del quartiere Sabino Alessandrelli abbiamo subito incontrato i residenti che avevano sollevato la questione e siamo andati poi successivamente dall'assessore Belloni e con i tecnici a parlare e a fare delle valutazioni. E la soluzione che propongono, che è quella di invertire il senso di marcia non nel primo tratto di Via Tumiati ma nel secondo, quello che arriva fino a Via Secchi, è tecnicamente realizzabile, però ovviamente deve essere condiviso con i cittadini. Il problema di Via Tumiati è sostanzialmente la velocità, perché è una zona 30 ma viene percorsa a velocità maggiori, e l'altra questione è che una parte degli automobilisti l'utilizza per evitare di fare il semaforo e ritornare dalla Flaminia tagliando per Via Tumiati. Da qui la soluzione che era stata indicata dai residenti. Quindi tecnicamente si può fare, ma è giusto che venga condivisa dal quartiere. Tecnicamente si può fare quindi per quanto riguarda il secondo tratto di Via Tumiati, mentre per il primo tratto, quello subito dopo la svolta a sinistra, dopo il semaforo, è già arrivata la risposta che un cambio di marcia non è possibile. Sì, con i tecnici abbiamo fatto queste valutazioni, tutta la zona di Via Fratti con gli incroci di Via Ferraris e Via Tumiati e la Flaminia è così perché è già stata studiata così per ridurre il traffico e migliorare la sicurezza, e dal punto di vista del codice della strada non si può fare tanto di più. Una soluzione che poteva essere risolutiva era quella di, che è stata anche quella valutata dai tecnici, di fare una rotatoria all'incrocio della Flaminia e Via Fratti, togliendo quindi il semaforo, che è quello che poi causa le code. Però se si può fare una rotatoria che va bene ad esempio per le macchine, i motorini, non va bene per i mezzi pesanti perché è troppo stretta. Quindi ad oggi quella soluzione è stata accantonata, ma sarebbe quella risolutiva di fatto. Anche la costruzione dell'incrocio in sé, quindi con i paletti all'inizio appunto dell'incrocio, è stata studiata per risolvere problemi nonostante i disagi che vengono registrati dai cittadini? Sì, anche quei paletti che ci sono fra Via Fratti e l'incrocio con Via Ferraris nascono da un discorso studiato dai tecnici del comune che doveva impedire manovre pericolose fatte dall'utenza, dagli automobilisti e dai motorini, ma spesso anche per quanto riguarda Via Ferraris e adesso i lavori che faranno con la ciclabile e la messa in sicurezza, molti degli interventi che dobbiamo fare servono per rispondere a comportamenti che spesso non sono a norma, non sono corretti. Ripeto, queste sono zone 30, quindi se il problema di Via Tumiati è la velocità è perché non si va ai 30 in una strada che è piccola. In questo momento quindi, a causa del Covid-19, è difficile riuscire a fare assemblee di quartiere nel quale queste problematiche si sarebbero discusse, e nel frattempo, in attesa dello studio di questo cambio di viabilità per il secondo tratto di via Tumiati, cosa possono fare i residenti? Sì, noi siamo sempre stati molto aperti, alla comunità, ai cittadini, quindi al confronto. E oggi avremmo fatto delle assemblee su via Tumiati per capire se c'è l'intenzione di cambiare il senso di marcia, ma è impossibile farlo per il discorso dell'emergenza Covid. Anzi, posso cogliere l'occasione invece di chiedere ai residenti di scrivere al quartiere per dare la loro opinione. E la mail del quartiere è quartiere7@chiocciolacomune.pesaro.pu.it, e lì potrebbero dare indicazioni su quello che pensano di un eventuale cambiamento della viabilità su via Tumiati.